Io mi ricollego un pochino a quello che diceva Gianluca, dicendo che sì, è vero, la nostra tra le commissioni è una delle commissioni, diciamo, più produttive. Peccato però che sia produttiva a costo zero, perché effettivamente il bilancio della Regione Lazio, per quanto esiguo sia, ha lasciato veramente uno spazio marginalissimo a tutto ciò che è cultura. E non solo, diciamo, le nostre battaglie fondamentali, il nostro evergreen, quello che, su cui io e Gianluca ci battiamo dal primo giorno in questa commissione, è sul fatto che si stanziano briciole per i bandi pubblici, soprattutto per questa nuova legge dello spettacolo dal vivo che sulla carta abbraccia tutti gli aspetti dello spettacolo dal vivo: teatro, musica dal vivo, musica da camera, ma anche artisti di strada, insomma tutto ciò che è il mondo dello spettacolo dal vivo, a cui l'assessore si presentò ad un bilancio, uno del penultimo mi sembra, stanziando per questi bandi 500.000 euro. Io mi ricordo che le dissi: neanche il comune di Canicattì stanzia così pochi soldi per la cultura, salvo poi scoprire però che ci sono delle fondazioni, per fare alcuni nomi, Maxi, Roma Europa, ma anche più prestigiose fondazioni, per i quali però non si capisce come la Regione Lazio trova sempre ogni anno milioni di euro, minimo un milione di euro a fondazione. Ecco perché diciamo che cambiano gli attori, ma la musica è sempre la stessa. Cioè, sappiamo benissimo che i soldi per la cultura non ci sono sulla carta, però poi quando si devono finanziare baracconi portati avanti dalla politica, i soldi si trovano in come. Stiamo in questo momento portando avanti due leggi fondamentali. Una che è in stand-by, che è quella sulla modifica degli asili nido, l'unica competenza della Regione Lazio, che è esclusiva della Regione Lazio. Parliamo di una legge dell'84, cioè che ad oggi vi rendete bene conto del fatto che sia inapplicabile. Una legge dell'84 oggi non è applicabile, però nonostante sia iniziato l'iter in commissione, non se ne viene fuori. Ci hanno chiesto di presentare gli emendamenti, noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto, ma la legge è ferma in commissione. La scusa era che la buona scuola doveva portare avanti i decreti attuativi per la fascia 0-6 anni. I decreti attuativi sono usciti, ma il Consiglio regionale evidentemente non riesce a mettersi d'accordo per calendarizzare questa legge. Altra legge fondamentale in discussione in questi giorni è quella della modifica di Lazio Disu, ente della Regione Lazio che gestisce il diritto allo studio. Ecco, diciamo che il loro interesse fondamentalmente è quello di cambiarne la governance. Si parla pochissimo di servizi, si parla pochissimo della qualità dei servizi, perché ricordo a tutti che Lazio Disu è quell'ente che deve garantire il sostegno a quegli studenti che, seppur meritevoli, non hanno mezzi, e che quindi è per noi fondamentale portare avanti come attività, ma che non si vada, cioè che non ci si limiti a modificare la governance, cioè gli incarichi di chi viene messo lì dalla politica, in quali modalità, in quali numeri. Ma noi ci stiamo battendo proprio per capire in che modo questi servizi vengono erogati dalla regione, la qualità degli stessi e in quali modi il pubblico riesce a sostenere quei ragazzi che, seppur meritevoli, lo ricordo, hanno difficoltà sia fisiche che economiche che sociali. Ultima cosa a cui ci tengo particolarmente è che proprio in questi giorni siamo in discussione della legge sugli ecomusei. Primo firmatario un nostro conoscente, credo Enrico Forte. Legge che sulla carta, a nostro avviso, non fa gravi danni. Si parla appunto di questa dell'istituzione di questi musei che, insomma, valorizzano il patrimonio ambientale e quant'altro. Peccato che in discussione sia spuntato fuori, purtroppo, su un mio emendamento, un subemendamento che va a modificare per l'ennesima volta una legge che con i musei non c'entra nulla, ma che va a modificare l'assetto dei parchi naturali della Regione Lazio. Questo per dirvi che
trovano sempre l'escamotage per mettere dentro una legge che parla di una cosa, mettere dentro un emendamentino che va a modificare la legge per fare i loro interessi. Ecco perché noi non eravamo ideologicamente contrari a questa legge, ci abbiamo lavorato in commissione, ci abbiamo lavorato in fase emendativa in consiglio, ma davanti a questi soprusi, a queste diciamo, furberie, diciamo, rimaniamo sempre basiti nonostante siano 4 anni che li conosciamo e che lavoriamo, non direi proprio con loro, quasi contro di loro, però cercando di apportare quell'emendamento che vada, magari quel piccolo risultato, che vada a porre una miglioria in una legge che probabilmente ne avrebbe bisogno di parecchie migliorie. Un'ultima cosa, mi allaccio a una cosa che ha detto Gianluca. Gianluca in particolare, ma si è occupato per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Insomma, ci sono un sacco di fondi, la Regione ha stanziato tantissimi fondi per l'edilizia scolastica, anche il nazionale, facendoli gestire dalla Regione. In una delle nostre tante indagini abbiamo scoperto che il Comune di Latina, e ne parlo perché siamo qui, dentro una scuola, quindi penso che sia il minimo, insomma, mettere a conoscenza, si è fatta levare, il Comune di Latina si è fatto levare uno stanziamento per gli interventi di edilizia scolastica. Capisco che evidentemente all'epoca gli uffici, i lavori pubblici del Comune di Latina erano in altre faccende affaccendati, però, e mi rivolgo al caso Olimpia, però è importante che i cittadini sappiano che i nostri amministratori, i nostri uffici, anche laddove c'è la possibilità di migliorare la vita dei propri cittadini, se ne strafregano bellamente.